Oggi siamo qui perché vogliamo dare delle risposte, ma non delle risposte sbagliate, distorse, false, come hanno fatto il gruppo giovanile di Casa Pound, blocco studentesco, che ieri mattina ha picchiato 4 studenti che stavano semplicemente andando a scuola. A questi ragazzi poi è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso. Quanto è successo è di una gravità assurda. Da quando la sede di Casa Pound è aperta a Trento, continuano a esserci episodi di questo tipo che vengono tenuti nascosti dalle autorità e dall'indifferenza dei cittadini, che ormai guarda queste cose ritenendole quasi come normali. Smettiamola di leggere queste cose e passare avanti, girare pagina. Non è normale che un ragazzo che esce di casa la mattina per andare a scuola si ritrova poche ore dopo con il naso sanguinante e un dente scheggiato.